Salve, sono Michele Iani, sono un cittadino di Peinasco e mi candido alla carica di consigliere comunale per le elezioni amministrative che si terranno il 6 e il 7 giugno. In un momento storico in cui la politica ha perso di credibilità e mi sento a disagio nel presentarmi a voi come candidato, tanto più che dovrei cercare di convincervi che eleggendomi la vostra vita migliorerebbe come per magia. Eppure tutto questo non succederà né eleggendo me né gli altri candidati. Non per questo però dobbiamo smettere di avere fiducia nella politica, perché questo è l'unico strumento che è in grado di cambiare il nostro futuro. Dobbiamo piuttosto impegnarci a costruire un nuovo modo di fare politica, una politica con la P maiuscola. Ma per fare ciò abbiamo bisogno di persone nuove, capaci di sintetizzare valori come progresso, coraggio, onestà e trasparenza. Io ho scelto Italia dei Valori proprio per questi stessi principi che esprimo ogni giorno. L'Italia dei Valori si è battuta contro l'indulto, il conflitto di interessi, per un Parlamento senza pregiudicati, per un'informazione non asservita ai gruppi partitici ed economici, per una politica del fare al servizio del cittadino. Io ritengo che ora più che mai servano idee nuove, che serve un nuovo modo di concepire la realtà e che se è ancora possibile creare questo nuovo modo di fare politica, allora dobbiamo partire dal basso, dal nostro comune. Tante cose ancora devono essere fatte a livello cittadino, ad esempio una maggiore spinta al processo di informatizzazione, un maggior avvicinamento del cittadino all'amministrazione pubblica e quindi in generale a tutta la macchina comunale, un più attento e rigoroso controllo sulla politica ambientale, con particolare riferimento all'inceneritore del Gervido, e una maggiore sensibilizzazione sulle problematiche sociali. Io non voglio dilungarmi oltre, spero soltanto di avervi portato a riflettere e di avervi incuriosito su quanto ho detto. A differenza degli altri candidati, potete leggere le mie proposte programmatiche e i miei articoli sul sito www.micheleiani.com. Vi invito pertanto a contattarmi anche tramite Facebook e a suggerirmi le vostre idee e avanzare le vostre critiche. È importante mettere in rete le informazioni, perché è un modo di esprimere la democrazia partecipativa e sono convinto che oggi è proprio questo lo strumento che può portare a cambiare questo paese. Io sono convinto che tutto ciò sia ancora possibile, ma dobbiamo impegnarci insieme per realizzare questo progetto. Vi chiedo inoltre un'ultima cortesia, non lasciate che siano gli altri a decidere del nostro futuro, ma esprimete la vostra preferenza. Vi ringrazio per avermi ascoltato.